Il 27 luglio per la Regione Marche sarà un appuntamento importante, fondamentale per la valorizzazione dell'accoglienza turistica regionale, perché sarà organizzata la terza edizione della Notte dei Desideri, e quindi significa mettere a sistema, mettere in sinergia tutti coloro che hanno un ruolo nell'accoglienza turistica, e quindi parlo in primis delle amministrazioni comunali di tutta la costa marchigiana, parlo di tutti gli operatori della ricettività marchigiana, parlo di tutto il sistema Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, cioè tutto il sistema che ha aderito a questo importante progetto e questa grande iniziativa. L'obiettivo fondamentale è quello di dare un messaggio forte di unicità che una Regione Marche può dare, quindi accoglienza bellissima con tutta una serie di grandi appuntamenti, grandi eventi in ogni città della costa, una diretta radio che vedrà coinvolte 5 radio della nostra regione, quindi con 5 importanti postazioni lungo la costa, e soprattutto un messaggio forte anche di, come dire, opportunità ai turisti che stanno nelle regioni a noi vicine, quindi all'Umbria, all'Emilia Romagna ed altre regioni con noi confinanti, perché sicuramente sarà una bellissima notte, una bellissima iniziativa che darà veramente il senso di unione di un'intera regione. Quindi io credo che stiamo veramente dando un grande segnale di unione di un sistema turistico, sia per quello che riguarda la promozione e in questo caso per quello che riguarda l'accoglienza.